oltre 4.000 luminari, archi, tunnel e decorazioni, con luci rigorosamente a LED che consumano un decimo dell'energia, sono più sicure e sono adatte a funzionare con ogni meteo. Mosca si fa bella in vista del Capodanno, la festività più popolare tra i russi, molto più del Natale ortodosso che si celebra 13 giorni dopo quello cattolico. Auguro a tutti belle emozioni per l'anno nuovo. Quello che sta finendo non è stato semplice a causa del virus, ma bisogna restare positivi. Anche quest'anno, però, c'è il Covid a frenare partenze ed entusiasmi. Mi piace tanto il vostro paese, rivela Mikhail, ma adesso è difficile viaggiare a causa della pandemia. È un vero peccato, perché adoro l'Italia, soprattutto la vostra cucina e il vostro clima. Occasione, però, qui come altrove, per riscoprire le antiche tradizioni. Un vero russo non può non conoscere i veri piatti della festa, ritiene Ivan. A tavola non possono mai mancare l'insalata Olivier, che è come noi chiamiamo l'insalata russa, e la ringa in pelliccia, coperta da carote, barbabietole e maionese. E poi lo spumante, certo. Da stappare in compagnia, a mezzanotte, subito dopo il discorso del presidente e i rintocchi degli orologi sulle torri del Cremlino. Non tutto, però, è immutabile. Il mondo sta cambiando velocemente, fa notare Nika, e anche i ruoli di genere si stanno trasformando. Quest'anno non mi andava di fare la Biancaneve, così ho scelto di vestirmi da Babbo Natale. Le vie del centro sono le più affollate. Ogni ora è buona per fare acquisti ai grandi magazzini GUM, passeggiare tra le bancarelle dei mercatini o pattinare sulla Piazza Rossa. L'altro giorno ci siamo cimentate sulla pista più grande della Russia, quella del Vedenha, dice Zilola. È stato bellissimo. Il luogo, un enorme spazio espositivo in epoca sovietica, è stato trasformato in parco per divertimento. Sono davvero felice, confessa Svetlana. Una giornata spesa bene, con tanti amici intorno. Siamo venuti fin da Kaliningrad per vedere questa meraviglia. È bellissimo pattinare qui. Grazie mille. E adesso, già che ci sono, faccio anche la rondine. Dai ragazzi, aiutatemi!